Situato su una piccola altura, circondata da piantagioni di olivo, si trova Oliveto Lucano, un piccolo centro della Basilicata in Sud Italia, al centro del Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti Lucane. La manifestazione che più caratterizza la storia di Oliveto Lucano è la Festa del Maggio, dedicata a San Cipriano. Tale festa, che si tramanda di generazione in generazione da diversi secoli, caratterizza l'identità, la cultura e la fede del popolo olivetese. La festa del maggio è considerata una cerimonia propiziatrice di fecondità e benessere durante la quale si sposano due alberi. Il primo, detto il maggio, un albero di cerro, risulta essere il più alto e dritto del bosco di Gallipoli Cognato. Il secondo, detto la cima, rappresenta invece la più bella e frondosa chioma di agrifoglio. La festa inizia nel mese di maggio, allorquando si procede alla scelta dei due alberi nel bosco. La scelta viene effettuata tra numerosi alberi attentamente osservati negli anni da esperti maggiaioli. Tra i tanti alberi del bosco ne viene scelto solamente uno che, a detta degli esperti, risulta essere il più bello e il più dritto tra tutti, proprio come uno sposo pronto allo sposalizio con la sua sposa. La scelta dei due sposi avviene in posti differenti, stando a simboleggiare la loro non parentela. Nella prima domenica di agosto si procede, ad opera di esperti boscaioli, all'abbattimento del maggio, che avviene solitamente in un clima generale di allegria e festosità. Subito dopo la sua caduta, il maggio viene completamente privato dei suoi rami e viene trasportato, con l'aiuto dei trattoristi, in località Piana di Torcigliano, una zona dell'agro-olivetese dalla quale è possibile ammirare uno splendido panorama. Passeranno solo pochi giorni all'inizio della festa vera e propria. La sera del 9 agosto i ragazzi del paese si avviano verso il bosco di Gallipoli per passare l'intera nottata tra canti e balli popolari, consumando prodotti tipici del posto e per trovarsi l'indomani mattina pronti per il taglio della cima. Il 10 agosto i giovani vengono raggiunti da alcuni anziani conservatori della tradizione e tutti insieme si recano nel bosco alla ricerca della cima più grande, una pianta di agrifoglio di circa 10 metri che, una volta individuata e abbattuta, viene trasportata a spalla dai giovani del paese.
Dopo circa un paio di chilometri, verso l'ora di pranzo, la cima arriva in località Piana di Torcigliano. E qui avviene l'incontro per la prima volta con lo sposo. Qui hanno inizio i festeggiamenti per l'incontro del maggio con la cima e tutti i partecipanti siedono ad una grande tavolata per consumare insieme il pranzo. Subito dopo pranzo si riprende il trasporto degli alberi e si procede tra suoni e balli attraverso i tradizionali trattori verso il paese in festa. Verso l'imbrunire, il maggio trasportato dai trattoristi e la cima trasportata a spalla dai ragazzi detti cimaioli faranno ingresso nel paese e al loro arrivo, nella piazza principale, avverrà, come per tradizione, il ballo della cima, al suono della banda, organetti e fisarmoniche.
L'11 agosto, di buon mattino, appena poco fuori dal centro abitato, in località dietro la Niviera, uomini esperti iniziano la cosiddetta lavorazione del maggio con asce e motoseghe, consistente in lavori di scorticatura e levigatura del tronco, e si procede alla preparazione di ciò che servirà il giorno successivo per innalzare il maggio. La sera, dopo la Santa Messa, sfila per le strade del paese la solenne processione in onore di San Rocco, venerato al pari di San Cipriano, santo patrono del piccolo centro abitato.